Dire ti amo con una molletta si può. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video lavoretto, diciamo che è da un po' che voglio fare esplicazioni creative con il riciclo delle mollette e mi sembrava San Valentino il momento più carino per farlo e voglio farlo con voi. Farò la mollettina piccioncini e allora spostiamoci di là e andiamo a vedere questo riciclo come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare i nostri simpaticissimi segnaposto. Il corpo del segnaposto sarà dato da delle mollette che ricicleremo alla grande. Poi ci occorreranno uniposca oppure qualunque colore acrilico. Io uso gli uniposca perché sono più pratici, ma anche i colori acrilici vanno benissimo, eh? Non fate distinzioni. Ovviamente se usate i colori acrilici avrete bisogno di pennellini sottili. Una penna di queste permanenti, nera. Poi ho qui con me questi bastoncini in ciniglia che trovate in tutte le cartolerie, ma anche dai cinesi. Io li ho scelti rosa, ma voi del colore che preferite. Forbici, acrilico bianco. Ho uniposca bianco che io non ho, un cartoncino bello sostenuto rosso e invece un pezzettino di carta rosso. Innanzitutto prendo un pezzettino di carta e disegno un bel cuore, 1 e 2. Dopo aver disegnato il cuore faccio anche delle fascettine così e ritaglio. In questo cuoricino minuscolo, che contorneremo tutto di nero, così, scriviamo un messaggino. Io vado sul semplice. Ti amo. Ok, e mettiamolo da parte. Adesso prendiamo il cartoncino e invece per il cartoncino facciamo un cuore più grande. E voilà. A questo punto all'interno del nostro cuoricino scriviamo il nome del nostro innamorato oppure possiamo mettere una fotina di noi due fidanzati, quello che vorrete fate, o la fotina del commensale come vi pare, o la fotina del bimbo che è nato dal vostro amore come vi pare. Io scriverò invece i nomi dei commensali, scriverò il nome di Gabriele. Mettiamo un po' di colla su tutto il bordino, proprio poca. Prendiamo il nostro bastoncino, attacchiamolo e contestualmente modelliamone la forma a forma di cuore, appunto. E faccio la stessa cosa anche nella parte posteriore e arrotolo così le estremità. Voilà, quello che avremo sarà questo. Mettiamolo da parte. Adesso prendiamo le nostre mollette. Come prima cosa prendiamo il bianco acrilico che io lavorerò quasi a secco e passerò su tutta la mollettina. Questa è una mollettina strausata, come potete vedere, quindi è proprio riciclo. Io di solito vi faccio vedere le cose nuove, trasformate, vi do l'idea per il riciclo. Oggi non avevo mollette nuove, quindi scusatemi se la molletta è così brutta, ma facciamo un riciclo vero, non vi do solo l'idea, riciclo anch'io con voi. Ok, data la mano di colore, lasciamo asciugare completamente. A questo punto prendiamo l'uniposca e cominciamo a creare i nostri personaggi. E allora, col giallo io farò i capelli sia miei, ecco qua, che di Gabriele. Ok, faccio sia la parte anteriore che la parte posteriore che la parte laterale dall'altra parte e ovviamente per entrambi la parte superiore. Vi ho già quindi anticipato che i protagonisti di questo lavorino siamo io e Gabriele, così come voi potrete fare tutti voi che siete fidanzati o sposati.
per i capelli di Gabriele do una passatina di castano e poi col pennello mescolo i due colori. Per i capelli miei prendo l'arancione e col pennello mescolo i due colori. Mentre il tutto asciuga, io mi faccio la boccuccia voilà, e con la penna faccio gli occhietti. Faccio gli occhietti anche di Gabri e anche la boccuccia. A Gabriellino faccio anche la barbetta. E voilà! Con un Copic color carne passo un po' di rosa l'incarnato, sia il mio che quello di Mr. Gabri. Adesso è il momento di fare la magliettina. E allora io mi faccio una magliettina a pois rossa. Faccio un cinturino nero e le scarpine nere. A Gabri faccio le scarpine nere, i jeans blu, io mi faccio una bella gonnellina roscia. Mentre Gabriele, come lo vestiamo di sopra? Gli facciamo una maglietta blu. Quindi continuiamo anche dall'altra parte. Faccio anche l'interno delle gambette passando una velatura di rosa, proprio una cosa leggerissima. Faccio anche le gambette, anche il retro. E se non arrivo con l'uniposca, premo un po', prendo il colore e lo passo a pennello. Ed è subito fatto. E adesso la cosa più difficile. Piegare il nostro cuoricino esattamente a metà, quello che avevamo fatto all'inizio. Piegare le due braghettine un po' più lunghe, vi ricordate che ve le avevo fatte lasciare un po' più lunghette così, mettere un puntino di colla, ma proprio ragazzi infinitesimale, sulle braghettine, rigirarle, aprire, mettere dentro così, chiudere e lasciare asciugare, perché poi lui si apre e voilà, ti amo, si chiude, si apre, ti amo, si chiude. Però noi vogliamo usarlo come segnaposto. Tagliamo l'eccesso così e in occasione della cena di San Valentino in mezzo al ti amo metterete il nome del soggetto. Così, e lui starà in piedi come segnaposto. Poi, quando la persona sicuramente giocherellerà col nostro segnaposto o finirà San Valentino, quindi toglierete il segnaposto, quello che vi rimarrà sarà una mollettina con la scritta ti amo e la caricatura di voi e del vostro fidanzato all'interno. Quindi mua, mua, mua. Non è fantastica? E allora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Divertitevi a creare le vostre coppie e
che sia un bellissimo San Valentino per tutti, una bellissima cena romanticissima, piena di baci e di ti amo. Ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Mollette. Adesso ditemi, qualora regalaste una cosa di questo genere, se la persona a cui andrà a valutare il valore economico o il valore creativo e affettivo che questa semplice, povera, quasi inutile molletta ha assunto. E allora, sbizzarrite la creatività con materiali di poco conto, e più povero il materiale, vedrete, più apprezzato sarà il pensiero. Io auguro a tutti voi uno splendido San Valentino, non solo il 14 febbraio, ma soprattutto mi auguro di rivedervi tutti qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ci vediamo la prossima volta. Regalatemi un pollice in su, ciao!